Nell'Italia che usciva dalla distruzione della Seconda Guerra Mondiale, le donne scelsero la mimosa come simbolo di questa giornata, perché cresceva spontaneamente, era popolare. Questa è la giornata di tutte noi, delle lavoratrici, delle casalinghe, delle studentesse. Quest'anno, questo 8 marzo, lo dedichiamo alle donne dell'Ucraina, la cui vita è stata sconvolta dalla guerra, a chi nel proprio paese resiste, a chi si è messa in cammino per fuggire ai bombardamenti, alle tante che vivono in Italia, che ogni giorno incontriamo nelle nostre strade, nelle case o negli uffici e che stanno organizzando l'invio di aiuti e l'accoglienza di chi arriva, e noi con loro. Dedichiamo questo 8 marzo al coraggio delle donne russe che stanno opponendosi alla guerra di Putin, alle donne afghane. Dedichiamo questo 8 marzo alla sorellanza e alla pace. Ovunque le donne sono protagoniste del cambiamento e spesso per questo sotto attacco. Come ha sottolineato il grande storico Hobsbawm, la rivoluzione femminile è stata l'unica rivoluzione riuscita del Novecento. È successo qualcosa di irreversibile nel secolo scorso, ovunque. È successo nelle menti e nei cuori delle donne. Come diceva Mariella Gramaglia, che ha seduto in questa aula, è successo quando i cuori delle donne hanno cominciato a cantare solo quando ne avevano voglia loro. È la scoperta dell'autonomia, che agisce dentro una trama di relazioni, che rende ognuno persona in senso pieno, che fa della maternità una scelta e non un destino. Ma conosciamo la fatica di questo cammino. In quest'aula più generazioni di donne di diversi orientamenti politici hanno scritto le leggi che lo hanno accompagnato, inverando il lavoro delle nostre madri costituenti. Lo abbiamo visto anche nella pandemia. Le donne in prima fila, ma le donne che rischiano di pagare il prezzo più alto, dalla violenza domestica, alla precarietà del lavoro, al sovraccarico del lavoro di cura. Il lavoro di cura delle donne muove il mondo, ma troppo spesso non viene riconosciuto, perché gran parte di questo lavoro è gratuito, riguarda la riproduzione della vita e ci viene affidato come compito minore e socialmente poco rilevante. Un errore per tutti noi e una gabbia per tante donne. Siamo quotidianamente alle prese con i numeri feroci della condizione femminile, che misurano il divario di genere. La diseguaglianza, però, non si risolve solo intervenendo sulla disparità dei numeri. Ha bisogno di nuovi sguardi e nuove parole, di una cultura che sostenga la libertà dalla violenza maschile, dagli stereotipi di genere e dalle forme di condizionamento. Insieme, dentro e fuori le istituzioni, abbiamo segnato di questo sguardo il PNRR, la parità di genere come una delle tre priorità. Abbiamo legato il tema dell'occupazione femminile e della sua crescita all'investimento nel welfare, nella condivisione del lavoro di cura. Liberare il tempo delle donne, questo è l'obiettivo. Per questo è essenziale il piano asili nido, essenziale per la qualità anche della vita delle bambine e dei bambini, così come è essenziale la riforma della non autosufficienza. Quest'Aula ha votato la legge sulla parità salariale. Sappiamo che richiede più interventi in più direzioni. Abbiamo imposto finalmente il tema tra le priorità politiche del Paese e del Governo. Ottenuto il fondo per l'imprenditoria femminile, ma ci vuole più coraggio, colleghe e colleghi. Più investimenti per promuovere realmente la condivisione della cura. Più coraggio per un orizzonte paritario nella possibilità di utilizzare i congedi di paternità e maternità. Altri Paesi lo hanno fatto. Più coraggio nel far applicare la clausola sull'occupazione giovanile e femminile. Più coraggio nel cancellare l'ultimo segno patriarcale del diritto di famiglia e fare la legge sul cognome materno. Non sono questioni di donne, riguardano la qualità dello sviluppo e della crescita bloccate dalle disuguaglianze. La pandemia ci ha insegnato quanto è importante il prendersi cura. La pandemia ci ha insegnato che mettere al centro solo la produzione ammala, in senso letterale. Colleghi uomini, la libertà delle donne riguarda anche voi, chiede rispetto, cambiamento, condivisione di un'idea paritaria che è quella della Costituzione, della democrazia, delle relazioni familiari, della società. Noi non torniamo indietro, siate alleati di questo cammino.